Allora, oggi nel video di Eredito vedremo come poter continuare a compilare la nostra pratica di successione. Adesso vediamo in particolar modo come poter aggiungere in altri beni quei beni relativi ai conti correnti, crediti, rendite e così via. Procediamo quindi ad andare nella sezione quadri e a selezionare altri beni. Clicchiamo sul nostro quadro R. E qui lateralmente, come già abbiamo visto per gli altri quadri, andare a inserire praticamente il nostro conto corrente bancario. Andiamo cliccando qui in basso a destra più aggiungi quadro oppure tasto destro aggiungi. Qui andremo appunto a inserire quelli che sono i dati identificativi. Innanzitutto tipo di cespite. Il quadro R infatti permette di indicare una serie di tipologie di cespite. Beni inventariati, quando c'è un inventario, conti correnti, crediti, rimborsi fiscali, rendite pensioni, comprese nell'attivo ereditario. Quindi, prevalentemente, la maggior parte delle volte andremo a indicare in tipologia CR, quindi conti correnti. Eventualmente, se ci sono appunto beni in denaro, gioielli, mobilia, altri beni come pellicce, quadri. E poi c'è, in base all'articolo 653 del codice civile, cose genericamente determinate. Allora andiamo a inserire il nostro conto corrente. Andiamo su CR e dobbiamo dare appunto una descrizione che è un campo obbligatorio. Quindi andiamo a inserire conto corrente. Esatto. Abbiamo compilato tutti quelli che sono i campi, ovviamente inserendo il diritto trasferito che per il quadro R può essere proprietà o nuda proprietà. La quota trasferita, quindi il de cui se era proprietario di un mezzo di questo conto corrente, andremo a inserire quello che è il valore totale indicato appunto nell'estratto della banca. E in automatico il programma provvederà in base alla quota trasferita di dare l'importo definitivo nel valore. Questo valore verrà poi distribuito in devoluzione per legge agli eredi. Questo è il modo appunto principale per poter procedere praticamente all'inserimento di un conto corrente. Nel video successivo vedremo invece come poter gestire eventuali conti con valore zero oppure che presentano delle passività.